Buongiorno a tutti, cari amici, facciamo un breve interattivo. Allora, il titolo è questo: cosa mi dirà quando ci rivedremo? Quindi, quando io e la persona che mi interessa ci rivedremo, che cosa mi dirà? Qui ovviamente possiamo parlare di qualunque tipo di situazione, può essere una persona che abbiamo conosciuto da poco, una persona con cui c'è stato un fermo, una persona con cui ufficialmente è finito il rapporto, insomma può essere qualunque tipo di situazione amorosa, voi ovviamente dovete cucirla su di voi. Quindi la domanda è questa: cosa mi dirà quando ci rivedremo? Allora facciamo un'unica stesa, vediamo intanto di cosa parliamo con i nostri amici tarocchi, gli Arcanum Tarot, che sono i miei preferiti, e poi vedremo che cosa vi dirà questa persona quando vi rivedrete. Allora intanto vediamo che situazione abbiamo, quindi cosa mi dirà quando ci rivedremo, lo vediamo in base alla situazione che abbiamo davanti a noi, che si prospetta davanti a noi. Intanto vi dico che siete sul canale Il Velero Senza Nome, e chi vi parla è Perla. Allora vediamo cosa vi dirà questa persona quando vi rivedrete. Fondo mazzo abbiamo una luna, quindi care ragazze o cari ragazzi, in questo momento non avete completamente idea di come si possa sviluppare questa situazione, avete molti dubbi, molte perplessità, molte paure. La luna è una carta che indica un qualcosa che non si conosce, che non si sa, che è oscuro, che non capisco, che non so. Indica anche aver paura, avere dei dubbi, la paura che di perdere tutto anche. È una carta di paura, di dubbi, di cose che non si sanno e di perplessità. Vediamo appunto che cosa vi dirà questa persona quando vi rivedrete. Che situazione abbiamo? Abbiamo un cavaliere di spade. Sorgiamo con un cavaliere di spade. Poi abbiamo un paggio di coppe. E un'imperatrice. Allora, questa persona indubbiamente vi ama, vi vede come la sua imperatrice, quindi come la donna con cui vorrebbe, se potesse, vivere per tutta la vita, la donna che corrisponde al suo ideale di donna, come dovrebbe essere per lui una donna. Voi avete tutte le qualità che lui vorrebbe in una donna e che l'hanno spinto verso di voi a suo tempo. Qui non indica se è una situazione di una persona che conoscete da poco o da molto, però indica che in questo momento c'è un problema, sono dei problemi tra di voi, perché lui comunque vuole sempre offrirvi questa coppa dell'amore, quindi vi ama, però pur apprezzandovi moltissimo, stimandovi e adorandovi, devo dire, fino all'ossessione, perché siete sempre nella sua testa, per lui non ce n'è come voi. Nonostante ciò, lui, ci sono stati dei problemi, dei contrasti tra di voi, ce lo dicono questo cavaliere di spade, che indica una persona che avanza sprombattuto e non conosce ostacoli. Probabilmente un qualcosa è accaduto tra di voi e lui si è intestardito sulla sua posizione, cioè non vuole sentire ragioni, in questo senso non conosce ostacoli. Quindi è successo un qualcosa tra di voi che lo ha bloccato. Se qui parliamo di una relazione extraconiugale, questa persona ha deciso di diciamo lasciarvi perché per non farvi del male, per non farvi soffrire e perché vi rispettava troppo, soprattutto se qui è una situazione che non è neanche cominciata, cioè se è una situazione in cui c'è stata questa simpatia ma di fatto la relazione non è iniziata. Questa persona, parlando con voi giorno dopo giorno, si è reso conto che siete una persona, oltre ad essere una persona eccezionale, siete anche una persona troppo pura, troppo semplice, troppo, tra virgolette, una brava ragazza per proporvi una relazione, diciamo, extra. Cioè proprio come se gli ripugnasse proporvi questa cosa, perché lui vi vede
o vi vedeva come la sua fidanzata ideale, non come l'amante clandestina da tenere nell'armadio. Per cui lui, non potendo pensare a voi in altro modo che come sua donna ufficiale, ha deciso di lasciarvi. Per non farvi del male, perché vi stima troppo. Anche questa è una forma d'amore, diciamo. Voi di questo soffrite molto e vorrebbe che lui tornasse indietro. Però vorreste che lui tornasse indietro, però lui è irremovibile su questa cosa, anche per rispetto verso, diciamo, la famiglia che ha ufficiale, moglie e figlio, ovviamente. Questa decisione è stata presa per questo motivo. Inizialmente sembrava che partisse qualcosa, ma poi non è partito, lui è tornato indietro sui suoi passi. E da allora, credo, magari vi vedete, se magari questa persona l'avete conosciuta sul lavoro o dovunque che l'avete vista, però lui pare non voler tornare sui suoi passi. Se invece è una relazione, diciamo, che è finita, che è cominciata tanto tempo fa, di cui voi non, una persona di cui voi non sapete nulla, questa persona comunque rimane sulle sue decisioni, non intende, diciamo, rifarsi vivo con voi, qualunque che siano state le motivazioni. Ora vi dico cosa vi dirà questa persona quando vi rivedrà, perché comunque questa persona, anche se è passato del tempo, perché aspetta un ritorno, potrebbe da un momento all'altro affacciarsi, perché comunque abbiamo detto che vi ama. E la persona che ha deciso di non procedere con la relazione potrebbe all'improvviso cambiare idea. Quindi vediamo comunque queste persone palesandosi che cosa vi diranno quando vi rivedrete. Intanto vi do le frasi di cosa vi diranno e poi le iniziali di queste persone. Prendo un po' di... Quindi cosa vi dirà questa persona? Prendiamo un mazzetto di biglietti oracolari e vediamo. Cosa vi dirà questa persona quando vi rivedrà? Devi essere solo mia. Quindi qua capiamo che la persona ha cambiato idea. Mi sento bloccato. Ti aspetterò tutta la vita. Quindi questa persona, come vi dicevo, non vi ha dimenticate. Non volevo ferirti, questo l'abbiamo detto prima. Ho paura di ciò che provo per te. Come vi dicevo, il sentimento che ha per voi è troppo grande. Grazie a te ho capito cosa vuol dire amare. Mi manchi da morire. I tuoi difetti per me sono pregi, come vi dicevo che vi stima molto. Non ti merito più. Se solo ti penso mi batte forte il cuore. Ti invierò un messaggio molto presto. E per ultimo, affronterò qualunque ostacolo che possa opporsi al nostro amore. Che belle frasi. Vediamo l'iniziale del nome o del cognome di questa persona, o la targa dell'auto e O, che può essere. Abbiamo la O, la Z, la U, la G di Giacomo, la B di Benedetto, la R di Romolo, la M di Mario, la F di Federico, la T di Teodoro. Queste sono le letterine. Comunque, se vi è corrisposto in qualcosa, lasciate un like e iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti. Alla prossima. Ciao!